Ho visto così tanti video su YouTube nella mia vita che adesso sono praticamente diventato uno di loro. Parlo anche come le persone che praticamente seguivo su YouTube. Non guardate telegiornali e non leggete giornali. È fondamentale questa abitudine. Io saranno 5 anni che non ho la televisione, cioè sono andato a vivere da solo. Ho installato il cavo dell'antenna e ho sempre guardato le cose via internet. Adesso non è che non mi informo perché non leggo giornali, perché non guardo la televisione o i telegiornali, è il contrario. Cioè, cos'è che è successo l'altra volta? Abbiamo scaricato Cura da questo sito internet, abbiamo scaricato questa versione 15.04.5. E per voi ho disinstallato Cura, quella che avevo installato ancora quando ho cominciato. Vediamo, download, l'ho già scaricato, dobbiamo solo avviarlo. Vedete, ha scaricato questo .exe, che è un programma. Cliccate sì. Andate avanti e vi chiede. La prima lasciatela sì, la seconda open STL, fondamentale, il file STL potete aprirlo con cura sì, open OBJ io lo metterei perché potreste trovare dei file in OBJ. Installa e adesso io spero ci metta poco. Nel frattempo una delle considerazioni che come già all'inizio video ho fatto è cercate di capire che le informazioni che vi danno sulla stampa 3D, i media, non fanno l'interesse dei loro finanziatori. Quindi, il concetto è che la stampa 3D oggi è alla portata di tutti e può fare risparmiare, veramente tante persone. Come le fa risparmiare? Le fa risparmiare, tagliando fuori tantissime aziende dal processo di produzione e di vendita. Cioè, se voi andate da un servizio di stampa 3D o un maker, cioè uno che ha una stampante 3D a casa, direttamente andate in produzione. È una piccola produzione, però una produzione lo è. E quindi, prima di tutto, date i soldi a una persona che è lì, cioè vicino a voi, non è in Thailandia, cioè, ha sede in Italia. Seconda cosa, non esistono costi di magazzino e la cosa poi altre, c'è una cosa che non possono non dire, è che il costo del trasporto è tutto quello che ci sta attorno, cioè un oggetto, cioè io sono un appassionato di Grillo e una volta faceva degli spettacoli in cui diceva si era reso conto che uno yogurt faceva tantissimi chilometri e in effetti è così. Con la stampa 3D invece non fai pochissimi chilometri perché l'oggetto viene fatto lì, il file è in giro, cioè è online, avanti. Fine. Adesso vediamo come installare Cura nel modo corretto o meglio come configurarlo. Vediamo qua ancora. Start cura, lasciate così, così quando voi cliccate, quella spunta vuol dire, cioè, dice a cura di aprirsi. Adesso vediamo se si apre tutto schermo. Io anche vi ho detto di scaricare questa versione perché io ho sempre usato questa, è molto intuitiva e vi farò vedere in questa versione come rendere in italiano il programma che chi non conosce l'inglese ha comunque tutte le istruzioni lì, no? Adesso vediamo se si è aperta. Ok, allora in questo caso non mi chiede niente, ma quando, forse perché l'avevo già installato, ma quando voi lo installate dovete fare una cosa del genere, Add New Machine, cioè vi si apre automaticamente questa schermata, voi fate Next e vi chiede che stampante utilizzate e voi mettete altro, Wrap Up è quella più comune. Praticamente sono le stampanti in open source, quelle che puoi anche montarti.
ti chiede precisamente che marca, credo che marca, potreste avercela come non potreste avercela la stampante, quindi potreste anche mettere a caso, io metto una Prusa, che Mendeley 3, una volta ce l'avevamo, poi l'abbiamo venduta, finish. E cos'è che succede? Si apre con le configurazioni di quella stampante che abbiamo scelto. Se voi scegliete quella stampante lì, vi si aprirà un quadrato del genere, un cubo. Prima cosa da fare è settaggio macchina. Settaggio macchina. In genere le stampanti sono, io uso sempre questo, 20x20x20. Centro della macchina, ok? Questo deve essere sempre deselezionato se avete una stampante che lavora sul piano cartesiano, cioè X, Y e Z, e che sono più diffuse. Altrimenti, se lavora con, se è una Delta Bot, che per esempio Wasp sono dei produttori ottimi, devi dargli il centro della macchina 0. Praticamente tu gli stai dicendo alla macchina dov'è il suo punto 0. Allora, è fondamentale che se hai una stampante a piano cartesiano sia deselezionato. Qua ti chiede circolare, cioè il piano può essere o circolare o quadrato, in questo caso il nostro è quadrato così. Se mettiamo circolare, vedremo che si circolarizza. Adesso lo ricambiamo. Io lavoro praticamente con quasi tutte, con il piano quadrato a parte 2 o 3 tonde. Mettiamo piano quadrato e adesso voi potete inserire il file e vedere quanto ci mette.